regione, San Severino, anche se sta nella zona montana, col territorio intorno montano, eccetera, però siccome c'è una viabilità efficiente, c'ha le strade moderne, si può attuare benissimo la stampa e il servizio per sport assistito moderno, si può chiudere. Se no, no, ma deve stabilirlo e deve motivarlo, dice la legge, l'accordo Stato-Regione. Se motivata, la motivazione è legittima, è giusto che si può veramente fare la stampa e il servizio, allora lo chiudi. Se no, non lo chiudi, perché la legge dice che dove non si può fare la stampa deve rimanere aperto, se sto per 500 anni. Sì, ma è tanto chiaro, come la luce del sole. C'è bisogno di... Non è una cosa voglia. Deve essere motivato. Non può fare come gli pare, deve essere motivato. Come faceva il Rioli, l'ha capito manco che cosa è terminato. Ma dice che sta fuori, l'accendo pure. Ma faccia lì. Mi se ne l'avrebbe strappato, vero? Mi se ne l'avrebbe strappato, se ne pure il culo. Tu sei Gilberto, volevi intervenire? No, ma sto ascoltando, poi dopo volentieri. Se ci sono altre persone... Ah, una cosa, Oliviero, scusa, Mario, una cosa, tu hai detto giustamente i comuni, sì, mi pare prima, no? Questi comuni montani, eccetera, l'avevo accennato qui. Però non è vero... Che cosa? Cioè, non è vero che i comuni vicini a noi non sono disinteressati del discorso della battaglia nostra. Perché io ho sentito quello con la petizione io ho sentito Pezzanesi per esempio, ho sentito e fu interessatissimo, e tanto è vero quella ragazza che stava a venire da me la sera, ti ricordi? Che lavora a Tolentino, che ha raccolto tutte quelle firme a Tolentino, perché proprio Pezzanesi aveva detto: ma noi siamo d'accordo che rimanga in piedi il punto nascita di San Severino, perché poi di Tolentino vengono interessati. Così ha detto il sindaco di Matelica in una riunione. No, cioè, Matelica, non posso dire niente di Franco Capponi di Treia, perché Treia lì a due passi da Macerata. Sai, Damaschini di Cingoli non posso dire niente, perché loro stanno in un'altra area vasta, comunque ha fatto la battaglia anche loro per lo stare. Sì, e un altro è Mauro Riccione di Cagliole, che vende anche la manifestazione in piazza. Questi quattro lì non posso dire. Sì, ma degli altri proprio... Scusa, no, qui c'è un'altra cosa, ma anche loro... No, un momento. Ma che dovevano essere... dovevano essere interessati, no, scusa, sa. C'è una comunità montana, io l'ho detto che la prima. C'è una comunità montana, c'è un'amministrazione, dovrai sentirlo, e poi che pretendi che loro vengano sostituiti a te nel fare la manifestazione? Sarai tu, capo fila, eccetera, che dovrai organizzarli, sentirli, farli partecipare, no? Qualcuno addirittura ci dice che noi non saremmo stati vicino all'amministrazione. Se è nato questo comitato, prima di tutti, vuol dire che l'amministrazione non ha completato, non ha fatto il proprio dovere, se no normalmente i comitati non nascono. L'incapacità è stata quella che dici tu, perché mentre noi, semplici cittadini, cioè nessuno, siamo stati capaci di unirci. Ieri la stessa signora Coramboni di Tolentino, quella che si sta dando da fare, ci ha chiamato dicendoci che è ben lieta, oggi doveva essere qui, purtroppo ha detto domani è San Valentino, c'è una gioielleria, deve stare lì, se si liberava sarebbe venuta, ci tiene a battagliare con noi. Cagli non aspetta altro, Osimo Fabriano non aspetta altro. Quindi, la gente è stata più, come sempre accade da tanto tempo, le popolazioni sono state più intelligenti. Noi ci abbiamo contatti continui con Osimo, con Fabriano, con Montefeltro, con Valentino. I sindaci no, e soprattutto però la colpa di questo, io voglio fare sollecitazioni politiche, ma com'è possibile, qui il capofila doveva essere il nostro a mettersi per primo con la Wolfstrichone in mano e a fare il giro di tutti i sindaci almeno della comunità montana, o no? Io questo ho detto che è mancato, voglio dire. Perché se era una montana fare fatta parte, quella di questo è quello che ho giusto chiedere.